Belli ricchi, volete il video bonus su Torino-Lazio? Allora lasciate subito 4.000 like in un'ora. Inoltre, a causa di alcuni problemi, sono stato costretto a spostare tutte le live sull'altra piattaforma, quella viola. In descrizione vi spiego perché. Inoltre, qui sopra vi linko il secondo canale, dove ci saranno video a tema FIFA 21, foot, eccetera, eccetera. Buona visione, ricchi! Il ritorno dei CR7 era più aspettato di un autobus a Roma. Si prepara la partita scolandosi una boccia di whisky. Dopodiché fa un po' d'allungamento a tutte e tre le gambe. Incredibilmente CR7 parte dalla panchina. L'arbitro non fa manco in tempo a fischiare che subito si capisce lo scopo della spezia. Fare una marmellata di quadrato. Il poro quadrato fia più pizze di quando tua madre scopre il pacchetto di sigarette dentro la tasca. La prima azione pericolosa viene dai piedi di Dybala e con un tiro a giro manda la palla vicinissima al palo. La Juve segna poco dopo con Morata. L'arbitro non si fida e dice vabbè, di sti tempi è meglio guardare se Morata era in fuorigioco. Ma incredibilmente Morata non è in fuorigioco. Boh, se sarà sbagliato sicuramente. La Juve, che è un po' masochista e non gli piace tenesse il vantaggio, dice vabbè, famose infilata da Spezia, poi andiamo a soffrire per tutto il secondo tempo. Il primo tempo finisce con un battutone pazzesco di McKennie che dice a Chiesa ci serve proprio un miracolo. E il miracolo si chiama Cristiano Ronaldo, che entra al secondo tempo. E il CR7 si scarda dandosi un paio di calci in faccia. Si toglie la maglia per fargli vedere tutta la panchina della tartaruga che si ritrova. Dopodiché entra in campo, va verso il portiere, lo supera e segna. 2-1 per la Juve. La Spezia prova a reagire con un colpo di testa lanciato in tribuna. Il giocatore fa finta che ci è andato vicino mettendosi le mani in faccia. Sullo sviluppo del calcio d'angolo arriva il gol della Spezia, che però è in fuorigioco. Morata si ingelosisce e chiede il copyright. Quel ciuccia lumaca di Rabiot diventa Ronaldinho, si smarca tutti e buca il portiere, portando la Juve sul 3-1. La Spezia però non demorde, ma non riesce a concretizzare. Chiesa viene tamponato da dietro. Arriva l'arbitro vestito da vigile urbano e sanziona la Spezia con un calcio di rigore. A batterlo è Cristiano Ronaldo. Il pensiero è solo uno. Mo gli faccio il cucchiaio. Arriva il 4-1 della Juve che chiude definitivamente la partita. Dopodiché CR7 regala ai tifosi ciò che gli mancava di più. Il suo sì! La partita finisce con Frabotta che aspetta una botta a 90. Belli chicchi, vi chiedo semplicemente un favore se siete arrivati fino a qua. Attivate la campanella per tutte le notifiche. E mi raccomando, visto che molti ancora non sono iscritti al canale, fatelo, regà. Per voi è semplicemente un click, per me significa veramente tanto. Noi ci vediamo al prossimo video. Belli chicchi!